Il grande tema del ripulire la mente. Ma la mente che abbiamo è proprio la mente che ci appartiene? Tutti noi abbiamo un tarlo nella mente. Per qualcuno è un marito che pensa che sia sbagliato, per qualcun altro è un amante che non avrebbe voluto avere, per qualcun altro è un lavoro che crede che non sia adatto a lui. Per qualcun altro sono dei figli non riconoscenti, e così via, e così via. Ciascuno ha il suo tarlo. Io parlo di una signora che soffriva di tanti disturbi importanti e che un giorno aveva letto un pezzo di Rizza. Io Rizza penso sia un giornale per la salute. Rizza, io e gli esperti, ogni numero. Pensiamo a che cosa si può fare per star bene, per far star bene, per superare i disagi, per uscire dalle crisi. Per questo nasce Rizza e per questo Rizza continua ad esserci dopo tanti anni. Ora, questa signora aveva letto dei nostri articoli e ha pronunciato questa parola: io non posso farci niente. I suoi attacchi di ansia, le sue paure, la sua depressione che piangeva tutto il tempo. Lei si è detta questa frase: io non posso farci niente. Mentre tutti dicono reagisci, 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 che è una sciocchezza, non c'è da reagire. Lei ha applicato alcune tecniche che abbiamo riportato su Rizza di questo mese, centrate sulla dirsi: voglio sentire tutta la mia impotenza. Jung, che conosceva molto bene questo problema, diceva che la mente si ripulisce quando tu la smetti di lottare contro le cose che non ti piacciono di te, contro i tuoi tarli. Ripulire la mente significa pronunciare queste parole: c'è dell'altro dentro di me. Sarebbe come se in un paesaggio tu vedessi la cascata e guardassi solo la cascata. Quindi non vedi le anatre, non vedi i fiori intorno, non vedi l'erba. Insomma, sei entrato dentro l'aridità. La mente si intasa. Ognuno di noi crede di esistere solo perché c'è quel problema. E invece esistono dentro di noi tanti personaggi, ci sono tanti personaggi, che vuol dire tante energie, che se vengono attivate spostano il tarlo fuori dalla mente. Il mio lavoro mi ha insegnato una cosa molto importante, e lo riportiamo su Rizza di questo mese, che nei momenti difficili della vita, io ho in cura una signora che si lamentava continuamente, perennemente del marito. E io gli dicevo: guardi, non venga per raccontarmi questa storia, perché l'ho già sentita. Si lamentava della vita che non le piaceva, di questo rapporto con lui che non era soddisfacente, che a letto non funzionava, no? E questo l'aveva portato a una profonda depressione, all'ansia. Ho detto: guardi, che la depressione e l'ansia non vengono dal fatto che lei c'ha un marito sbagliato, ma dal fatto che lei non sta utilizzando energie che lei possiede. Un giorno, per una combinazione, l'inconscio porta sempre a che avvengano combinazioni inaspettate. Lei va in un ristorante e vede suo marito con un'altra. Non gli dice niente, il ristorante era molto grande, esce e in quel momento incomincia dentro di lei prima una grande disperazione. Poi ad accorgersi che lei c'erano cose che sapeva fare e che aveva dimenticato. Tipo lavorare con una sua amica, a cui non andava mai, ha ripreso a lavorare il triplo, il quadruplo. Insomma, ha scoperto azioni nitide che il lamento copriva. Sembra paradossale, ma avendo scoperto il marito con l'amante, lei ha ripreso con lui ad avere rapporti molto piacevoli, molto soddisfacenti. Cos'è accaduto? Ha ripulito la mente da un tarlo. Per un momento è diventata una donna, si è accorta che lei poteva provare piacere,
avere una vita piena, ringiovanire, semplicemente cambiando l'atteggiamento mentale. Siccome cambiare l'atteggiamento mentale è la cosa più semplice, ma anche la più difficile, ecco, in questo numero di Riz, noi diciamo che basta poco tempo, basta cambiare sguardo, che in 3 giorni, ma forse anche meno, attivando un personaggio dentro di noi che spesso mettiamo sullo sfondo. Abbiamo fatto anche un test dentro il giornale per attivare energia nuova che c'è in ogni momento ma che non vediamo. Ecco, ripulire la mente, soprattutto nel periodo della vacanza, ma anche stando in città, è decisivo per il nostro futuro e per il nostro destino.